E ieri sera a Cantù, nell'ambito della festa del PD, si è svolto il confronto sull'immigrazione in Lombardia tra il sindaco di Varese e presidente dell'ANCI Lombardia Attilio Fontana e il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. Andiamo dunque a vedere l'intervista a Fontana al microfono della nostra inviata Ilaria Tettamanti. Stasera però dialoga, sei il primo leghista, dirigente leghista che dialogherà in pubblico col ministro. Quale posizione esprimerai? Io sono dell'opinione che si debba sempre dialogare con chiunque, rimanere, ognuno sostenere le proprie idee, ma nel rispetto assoluto delle valutazioni che ciascuno fa sugli argomenti diversi. Io credo che faccia parte della democrazia. Dico sempre la frase di Voltaire che contesto la tua idea ma morirei per fartela esprimere, quindi mi sembra che sia la base di ogni ragionamento. Un'occasione per parlare di immigrazione soprattutto in Lombardia, si sa già più o meno quanto pesa dal punto di vista sociale per i comuni l'immigrazione, avete fatto una stima? Ma non abbiamo fatto delle stime, è chiaro che l'immigrazione rischia di essere in una situazione di maggiore difficoltà nel momento di crisi perché esiste una rete, non esiste la rete sociale che è determinata dalle famiglie, dalle amicizie, purtroppo sono più soli, quindi affrontano la crisi in maniera più diretta. Io spero che la cosa si riesca a essere superata prima della fine degli ammortizzatori sociali, perché altrimenti credo che sarebbe estremamente difficile. C'è un dibattito in corso per quanto riguarda l'assistenza dei bambini, diciamo degli stranieri clandestini anche qui in Lombardia. Si spende più o meno 10 milioni all'anno in Lombardia per l'assistenza dei clandestini, però il Ministro dell'Interno poi non ne rimborsa, non vi rimborsa. Il problema è questo, che in tutte le scelte, in tutte le cose che succedono, i comuni anticipano le risorse, le regioni anticipano le risorse, lo Stato che impone certe scelte poi non rimborsa. È così per i tribunali, è così per l'assistenza, per esempio tutti i minori che arrivano senza genitori, gli immigrati che arrivano senza genitori, noi li dobbiamo mantenere, ma non c'è nessuna istituzione statale che ci venga incontro e che ci rifonda. Quindi per carità è facile fare l'aperto, fare il liberale con i soldi altrui. Chiaro che sono tutte risorse che noi siamo costretti a sottrarre ai nostri cittadini. C'è anche poi la questione dello Ius Soli, la Lega ha già detto va diciamo discusso senza insulti né niente come ha detto lo stesso Presidente Maroni, però è una battaglia di carattere politico. Beh, è una battaglia culturale credo oltre che politico, io sono assolutamente convinto che la nostra sia una scelta, a parte che è una delle scelte più diffuse nel mondo perché su 194 paesi solo 30 hanno lo Ius Soli e questo potrà sembrare una valutazione superficiale ma ha il suo perché e poi per una serie di motivazioni che magari questa sera se mi verrà chiesto esporrò, credo che non sia compatibile con la situazione nostra. Credo che la nostra Costituzione abbia fatto una scelta ragionata, credo che prima di cambiarla bisognerebbe fare un'analoga scelta ragionata e non decidere sulla base dell'emozione, perché altrimenti sono le solite riforme all'italiana che sembra che cambino e non cambiano mai nulla. Vede, grazie al cielo in questa battaglia non siamo soli, anche degli illustri uomini di cultura stanno sostenendo lo stesso tipo di opinione. Una domanda, ma che tipo di ripercussione la principale potrebbe avere per quanto riguarda sulla struttura della nostra società secondo lei? Lo Ius Soli? Devastante, perché si andrebbe a ritenere che è determinante il territorio e non l'uomo. Credo che nella nostra società, nella nostra cultura, prima venga l'uomo e poi il territorio.